Cosa? Ha avuto da dire anche con te? No. Sicuro? Successe cose tra me e... Tra te? Poi te ne parlo. Beh, però adesso. Adesso sono... Cioè... domani non ci sono, il tuo giorno. E vengo tanto se domani mattina... Cosa è successo? Madonna. Ma con chi hai avuto da dire? Oh, ci sei Marco? Ok, dai. Vediamo che cazzo dice. Dopo...
alla fine della live, direi, perché penso che questa live durerà di meno. Parliamo un po' di tutte le altre cose che dobbiamo parlare. Adesso concentriamoci di cercare di fare sto finale perfetto, che non si sa come, non si sa per quale motivo, non si sa come. La fine della scorsa live è finita bene, cioè che Rachel è sopravvissuta. Quindi, stranamente, ci è andata bene. Però non è ancora finito il gioco, quindi direi di stare attenti. Vedi quello che vedo io. Quegli ammassi sono montagne di bozzoli. Saranno migliaia. Se noi li facciamo esplodere, bruceranno. Dobbiamo muoverci, presto. Ok, ascoltate. Finora è stata dura. Abbiamo perso dei compagni. Ma questa è l'occasione per vendicarci di tutto. Piazzeremo su quei cumuli tutte le nostre cariche e poi le faremo esplodere da remoto. Appena saranno saltate, ci fionderemo fuori. Con un po' di fortuna, oltre a friggere qualcuno dei vampiri, creeremo un diversivo. E se moriamo, almeno portiamo con noi qualcuno di questi bastardi. No, no, che moriamo. Ti immagini alla fine facciamo una scelta sbagliata e i bozzoli esplodono tutti, però esplodono tutti loro, quindi muoiono tutti. Ti immagini? Io chiudo il gioco direttamente, cioè non mi interessa di vedere neanche i titoli di coda, succede così. Ok. Chi andrà a piazzare la dinamite? Fanculo, vado io. Sei pazzo. Andremo insieme. No, più si è, più è probabile che si venga scoperti. Prendi il detonatore. Se non torno indietro, Nick. se io non torno, No, Nick, tu fai torni. saltare le cariche. Ma non anticipare troppo i tempi. Per tutto il tragitto, resta in contatto radio. E se la radio non prende, lancio un razzo. Lo vedete? E premete il detonatore. Torna presto e sta attento. Siamo intesi? Ti servirà. Di No, certo. no, che F Grazie. Nick. Balza. Che F Nick. No, no, no. Lui tornerà sano e salvo. Che bussola di cosa? Boh. No, balza F Nick, Marco. Dobbiamo portarlo sano e salvo. Però è coraggioso. Minchia, sei coraggioso. Da solo con tutti quei cosi. Non capisco. Laggiù, ne ha davanti uno, a sinistra. Nick, alcuni bozzoli si stanno schiudendo, devi muoverti in fretta. Oh cazzo, oh cazzo. Primo candelotto piazzato, passo. No, qua se non stiamo attenti con il Nick ci muore. Destra o sinistra? No, Dio merda! Cazzo! No! Porco cazzo! Porca troia! Il sangue della ferita di Nick ha risvegliato una creatura nella cripta dei bozzoli. Dio merda! Porco.
Porca man... Basta, basta. Io odio ste cose. Porca man... Basta, basta. Che è andato via. Io odio sti cosi a tempo. Nick, tu metti sti candelotti e il tuo culo torna indietro da quel. Vabbè, volano pure. Sì, ma muoviti, Nick. Dio merda. Muoviti. Ha fatto? Porca merda. Le cose si mettono male laggiù, fratello. Perché non lasci perdere le altre cariche e torni indietro? Guarda, guarda. È il bersaglio grosso. È troppo lontano. Cazzo, 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 basta! Io lo odio sto gioco. Lo odio. No, 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 lo odio. Lo odio sto cazzo di gioco di merda, è bello, ma mi fa incazzare. Dai! Ma che ne so, cosa ne so io? Allora, pensiamo un attimo, se ci ritiriamo è più sicuro. Perché lui torna vivo, è sicuro che torna vivo, e comunque un po' di cariche le ha messe. Non tutte, ma un po' le ha messe. Invece se mettiamo anche gli altri esplosivi, magari esplode tutto, però lui magari muore. Questo è il problema. È più sicuro forse perché... ma cosa però? Cioè non ho capito cosa intendi. Cioè è più sicuro mettere gli altri esplosivi o andare via? Cioè ritirarsi? Avanziamo, ok. Io ci provo. Dai Nick, crediamo in te, dai. Dai Nick. È fin troppo facile. No, non è più facile. Guarda quanti c'è. Oh no. Oh no. Che c'è? Mi sa che non era Zecchi, Marco. Troppi. È spacciato. Aspetta, che senso ha avvertirlo? Non può più salvarsi. Ehi, che vedete da lassù? Sai che non può farcela. Lasciami finire il lavoro. Parla, Jason, è il tuo fratello, cazzo. Dai. Bravo Jason, diglielo. Se ne andrà senza sentire nulla. No! Basta! Via libera. Ma Dio merda, cioè questo qua si sta facendo un culo per salvare tutti e gli altri lo prendono per il culo. Ma via libera di cosa? Sto cazzo via libera. C'ha 200 pipistrelli sopra la testa, cazzo. Dai, ma che palle però. Dai. A inizio gioco hanno detto che Jason e Nick sono fratelli. Fratelli nel senso hanno un sacco di amicizia. E Jason gli fa questo a Nick. Dai, porca merda. Ok,
Tutto ok sto cazzo, tutto ok, dio merda. Bene, piazzo le cariche. Porca merda. Cazzo. Se sbaglio siamo morti. Ma tanto me lo farà rifare. Rick? Nick? No, Nick! No, Nick! Dio merda, Dio merda, dai, Dio merda, che palle, oh, dai, stavamo per fare il finale perfetto, cazzo. Allora, Marco, io la penso così, secondo me purtroppo andava fatto così, cioè perché in questo modo Nick ha salvato tutti per morire, sì. Alla fine l'eroe è stato lui, è stato. Vedi, l'abbiamo sottovalutato Nick, abbiamo detto un coglione, crocifisso, ma vedi, alla fine ha salvato tutti, si è sacrificato. Chi lo farebbe, dai? Nessuno Salim non è andato, Jason non è andato, Eric non è andato, vabbè, Rachel è femmina. Poi intendo, l'unico che ha avuto le palle è stato lui. Perché, secondo me, purtroppo, andava fatto così. Perché Eric, cioè sì Eric, perché Nick, insomma, se tornava indietro, sì, era vivo, però gli esplosivi non bastavano, cioè rimaneva quella colonna tutta alta ancora, rimaneva. Invece Nick ha messo le bombe, quindi è esploso tutto, è esploso. Quindi ha fatto bene in teoria, però mi dispiace perché è morto. Cazzo. Nick, rispondimi, cazzo! Dai, Nick! Nick! Dai, Nick, ti prego, dimmi che sei vivo! Ah, non risponde, Dio merda! Dio merda! Dio merda, Dio merda! Dio merda! Dai! Se ne stanno andando! Porca merda! Però noi, scusa, ci dà ancora la faccia di Nick a noi. Com'è possibile, scusa? Sei morto. Bah, strano. Oh! 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 Nick. È vivo. Nick, conferma la posizione. Sono a 200 metri dall'ingresso. Angolo 3:20.
Sono ferito. Aiuto. Roberto. No! No, bastardo! La premonizione! La premonizione! Dai, muovetevi, cazzo, muovetevi! Dio merda, pure il sangue di Salim. Dio merda. No! No, la sta ammazzando. L'ha ammazzato. Ma orca madonna. La premonizione. La premonizione di merda. Lo sai perché questo è successo? Vedi che sto gioco è bastardo. È bastardo perché... vedi cosa succede? Noi abbiamo scoperto che se noi... Ora tu non te lo ricordi, però torniamo un attimo indietro. Vedi, basta che facciamo una scelta sbagliata e... vedi, è morto. Però, ricordati. Quando eravamo lì in quella stanza che stavamo combattendo tutti, che c'era ancora quello lì, il professore, quello che sembrava il professore... che eravamo tutti insieme e stavamo combattendo. Cioè, ti ricordi che noi con Salim la prima volta abbiamo sparato a quello che ci stava andando addosso e poi Rachel è stata infettata. E noi ci eravamo incazzati, no, lo devo rifare. Noi l'abbiamo rifatto, abbiamo sparato a quello lì che stava prendendo Rachel e quello lì ci è saltato addosso e ha ferito Salim. Quindi in tutti i due casi Rachel veniva infettata, perché poi poco dopo quando Rachel ha salvato Eric è stata infettata lo stesso. Quindi, se noi invece sparavamo a quello che ci veniva addosso, Salim non sarebbe stato ferito, e se non era ferito la goccia di sangue non cadeva, il mostro non si svegliava, e loro in tempo riuscivano ad andare a salvare Nick. So che è un casino, però spero che hai capito. Cioè, vedi, per una scelta! Questo è incredibile, sto gioco, per una scelta ci è morto! Una scelta di merda! Che se Salim non sarebbe stato ferito, la gocciola non scendeva, quello non si risvegliava, loro arrivavano in tempo e lo salvavano. Ma a me non ci credo. Avevamo fatto giusto. Vabbè. È arrivato tardi, hai visto? A causa del ritardo non sono riuscito a salvare Nick, hai visto? Perché vedi, il sangue delle ferite dei superstiti ha risvegliato delle creature. E a causa del ritardo non sono riuscito a salvare Nick. Ma che palle. Ricordati una cosa però, intanto non so perché ci sta facendo ancora vedere Nick che è morto, però cioè, una cosa che non ricordo, con Little Hope sono riusciti a sopravvivere solo 2 su 5, adesso noi siamo ancora in 4 vivi, quindi cerchiamo di fare meglio, perché direi che comunque se sopravvivono 4 su 5 direi che è un bel risultato, no? Per essere la prima volta che ci giochiamo. F Nick. Dove
cazzo è Salim? Vedi, per una scelta di merda, hai visto? C'era pure scritto a causa del ritardo, perché Salim gli è caduto il sangue, è morto. Quello è Salim, è ancora vivo! Salim, rispondi, ci sei? Sono circondato. Si mette male per me. Vampiri. Vampiri ovunque. Cazzo. È un uomo morto. Andiamo. No, non possiamo lasciarlo. No, lo dobbiamo salvare, Salim. Quell'uomo non è uno di noi. È bravo, Salim. Non si abbandona nessuno. Vado. Salim è uno di noi ora. I Marine non lasciano i compagni. Mi senti, Salim? Dovessi morire qui. Dì a mio figlio che ho fatto il possibile. Glielo direi. Vedi, mio figlio. Vengo a prenderti. Non voglio che muore. Deve vedere suo figlio, cazzo. Che ha fatto 18 anni. Io sono tornato nella città per salvare Salim. Dai, 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 dai. No, ma perché non l'ha fatto? Perché non ha sparato? Che hai capito, Salim? Che diavolo, avresti potuto colpirmi! Hai capito, Salim? Andiamo via da qui. Ce l'abbiamo fatta! Dai, 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 dai! Ci posso pensare, Nick, dio merda, per una scelta potevamo fare il finale perfetto. Bravo, tenente, sei un cazzo di eroe. Ragazzi, è stata una cosa fuori di testa. Quei bastardi c'erano addosso, ma io e Salim abbiamo sfondato in mezzo come se fossimo al Super Bowl. Che cazzo ridi? Che Nick è morto? Ridono. Che cazzo ci avete da ridere? Non siamo fuori pericolo. Voi ragazzi, cazzo, siete i migliori. Anzi no, il meglio del meglio. E torneremo a casa. Urrà! Urrà? Urrà! Dio merda. Rachel. Di qua, presto. Sì, vabbè, dai. Oh, il curatore! Dai, ora non mi dire che non l'hai visto. C'era il curatore. Quando Eric stava salendo, c'era il curatore dietro. Dai, non mi dire che di nuovo non l'hai visto. Già ieri l'ho visto di nuovo, ieri sera, e tu non l'hai visto. Ti prego, dimmi che l'hai visto questa volta. Dimmi, Marco, se l'hai visto.
Ah, l'hai visto, ok. Lui ci guarda. È sparito. Cosa fa? Cosa fa Eric? Coraggio, andiamo insieme. Cosa sta facendo Eric? Ma veramente Eric, che cazzo fai? Ti metti a perdere tempo? Boh. No! Dio merda. Dio merda. Clarisse di merda. Ci mancava lei, cazzo. Dai, un paletto nel cuore, un paletto nel cuore. No, ma secondo me torna di nuovo. Muovetevi, cazzo! Ma cosa fa? Ma Marta, cosa fa? non avrei dovuto lasciarla andare. Non dovevo portarla qui. Ma no, manco si muovono. Mo' arriva di nuovo, sta a vedere. No? Mi puzza. Vediamo? No. No, io sono triste. Cioè, per una scelta! Per una scelta, Dio merda! Avevamo fatto il finale perfetto, alla prima volta! Alla prima! Che palle! Dai! Vabbè, ma a me va benissimo un 4 su 5, però che palle, dai! Sì, infatti, ma perché secondo te sono ancora più incazzato? Perché lo abbiamo rifatto come degli scemi, però dai, scemi no, perché noi non sapevamo. Cioè, in quella scena Rachel si infettava per forza al 100% in entrambi i casi, però noi non lo sapevamo. Quindi un po' di colpe, no, non del tutto, però comunque siamo stati scemi noi perché se continuavamo veramente era il finale perfetto. Sono stati stupidi. tutti interi. Siamo vivi! Siamo vivi, cazzo! Dropkick a Coyote 2, prova radio, passo! Prossima regola non mi fare male, sì, hai ragione. Supporto aereo nella zona quando i superstiti sono rimasti in superficie. Ne siamo usciti vivi. Eric, dovete tu, cazzo, ora si devono mettere in ginocchio e dire grazie Nick, perché se sono lì è grazie a Nick che Nick si è sacrificato per loro. Sì, ma era ancora vivo, hanno provato a salvarlo, ok, però se tutti quegli esplosivi sono stati esplosi, non sono grazie a loro, è grazie a Nick. Devono dire grazie a Nick, cazzo, non a loro, Dio merda. Non ero più abituata a questa luce. Oh! Quei pastori saranno ancora qui intorno? Avranno una birra? Devo tornare da mio figlio. Sarà preoccupato per me. Perché sta luna?
Oddio. No, di nuovo. No, Marco. Ma ti immagini non è finito? Cioè io pensavo che adesso arrivavano i soccorsi ed era finito il gioco. Ti ricordi all'inizio? All'inizio, quando succedeva questa cosa qui alla luna, che arrivava sto cerchio nero, i mostri potevano uscire. I mostri potevano uscire fuori. Ti ricordi, no? Quando eravamo Balatù, che sono usciti i mostri, erano fuori. Dal fuori sono entrati dentro. Oh. Allora se succede così, Dio merda, mi incazzo. Sì, l'eclissi, come... Sì, vabbè, sì, era sottinteso, però... Vabbè. Intendo, se non è finito il gioco, e adesso quei cosi escono, e abbiamo detto 4 su 5, mi incazzo, perché l'abbiamo gufata in una maniera della Madonna. Vabbè. Oh vabbè, oh, tu hai detto vabbè, oh 4 su 5. Sì, abbiamo finito il gioco. Se cheat. Mi sa 0 su 5. Puntelliamo le difese. Barrichiamoci all'interno. Massimo, dobbiamo resistere. Ah, sei minuti. Tempo. Non posso accelerare, la luna. Stanno sfondando. Sei minuti. Aspetta, arrivo subito. Già da quello che ho visto... Arrivo subito. Vado un attimo a bere, va. Meglio che va. Mi do sciacquo alla bocca. Marco, non cuffarla, basta. Ti prego, prima hai detto vabbè, oh dai, 4 su 5. Adesso Jason è stato preso. Ti prego. Dai, salvatelo. Ok, meno male. Meno male. Vabbè. Merda. Ultimi colpi. Vabbè. Qualche altra idea brillante? Tutto qui. Razzi. E le munizioni. Accesi. Li allontaneranno. 2 su 5. È stato bello conoscervi. Oh cazzo, Rachel, attenta! Ah!
Dai, Rachel l'ha ucciso. Dai, Eric. Dai, Eric. Dai, Salim. Dai, tu sei forte, Salim. Oh, oh. Oh, cazzo. Vai, Jason. Dai. Dai. Quanto durano questi 6 minuti, cazzo? Sì! Sì! Sì, però dimmi una cosa, ma adesso che ci penso, che cazzo di sfiga è? Cioè, loro sono stati tutta la notte lì sotto con i mostri, appena sono usciti fuori è successo l'eclissi. 4 su 5, cazzo. Minchia, ma 4 su 5 virgola, perché ce la siamo sudata, eh? Cioè, io se in quel momento lì sbagliavo qualche tasto, sai cosa succedeva se sbagliavo qualche tasto? Lo sai, no? Quindi ce la siamo rischiata fino all'ultimo. Direi che dalla musica è finita. Ora voglio che andate a ringraziare Nick da qualche dalla sua tomba, cazzo. Che visione meravigliosa. Finalmente. Libera. No, no, come prigioniero? No, no, aspetta. Pensa se lo sparerebbero a Selin, farebbero ridere. Farebbe ridere. Ma hai sentito cosa ha detto? Quattro superstiti e un prigioniero. Prigioniero cos'è? Selin è prigioniero? Oh, che cazzo stai dicendo? Io comunque, Marco, non so se la penserei come me, io sono contento, ok, abbiamo fatto 4 su 5, che per uno di questi giochi qua, che l'abbiamo fatto la prima volta, non sapevamo che cazzo succedeva, 4 su 5 è tanta roba, perché pensa che su Little Hope abbiamo fatto 2 su 5, quindi sono contento di questa cosa qui, però non mi scende giù sta cosa che Nick sia morto, per una scelta,
Non ci continuo a pensare, perché se noi avremmo continuato, non avremmo rifatto quella parte lì, l'avremmo continuata così com'era. Adesso sarebbe vivo anche Nick. Dio merda. Ecco, vedi, si è spenta una candela. Sarebbe quella di Nick. I caduti. Niente male. Hai Niente guidato male. alcuni dei tuoi prosto che altri. A volte devono pagare. Nick ha ragione, però altri devono pagare perché Nick sapeva che poteva morire se andava lui da solo. Però l'ha fatto lo stesso. Attenderò con ansia il tuo ritorno. Forse sceglierò una storia un po' più familiare questa volta, in Ah, un quindi. luogo dove passare una buona notte di sonno. Quindi c'è un continuo. Ma sappi che ovunque sarà, non riuscirai ad andartene Ah, facilmente. quindi ne stanno facendo un altro. Oh mio Dio. A presto dunque. Conosci l'uscita? Perché una cosa, Marco. Intanto abbiamo trovato proprio poche premonizioni, però vabbè, a parte questo, io ho letto che The Quarry, quello lì che dovremmo fare insieme, The Quarry, non è della stessa cosa, cioè gli stessi, perché questi qua si chiamano The Dark Pictures Anthology, e poi si chiama Made of Medan, sì, House of Ashes e Little Hope. Invece The Quarry si chiama proprio così, senza The Dark Pictures Anthology, quindi quello lì, The Quarry, non fa parte di sta saga. Quindi da quello che ha detto il curatore ne stanno facendo un altro però di Dark Pictures Anthology. Ara. Ara, direi. E ora? Cos'è sto filmato? Sei in ritardo e sembri uno zombie. Io sono appena sceso da un aereo, e tu? Cos'è? Questo allora Sicuro? posso. Film di merda, cibo di merda, posti stretti. Ti hanno Ma messo chi in è? fondo? Vicino accesso. Ottimo. Il caffè era ok. È in muffin delizioso. Letto il briefing. In volo. Aspetta, che Che cazzo è? Non dice il so. team di analisi? La squadra ha subito pesanti perdite, ma poteva andare peggio. Alcuni sono stati massacrati. Poveracci. Ma qua. Eredita? Mai visto nulla di simile. Oddio. Kolchak Jason, primo tenente, marine di ricognizione. Il meglio del meglio, eh. O così dicevano. Cazzo! Quante volte dovrò ripetere sempre la stessa storia? Minchia, stai calmo, Jason. Capisco, ma il comando deve chiarire alcune irregolarità. Quali? Non c'era niente di regolare! L'alleanza con un nemico, per esempio. Voi non c'eravate, cazzo! Quei mostri ci massacravano! Non importava chi fosse, ci serviva qualsiasi aiuto! Sono Ah. tornato in quell'inferno per salvare Salim! Quell'uomo valeva cinque di voi stronzi! Semper fi, cazzo! Ha ragione. Il sergente Kay? È morto. Nicky non ce l'ha fatta. Quindi hanno collaborato con un soldato iracheno? Sì, una guardia repubblicana. Deve aver fatto colpo se Kolchak è tornato a salvarlo. Voglio proprio conoscerlo. Mi stiamo interrogando. Non risponderò finché non mi farete vedere mio figlio! Non è così che funziona qui. Dai, ma povero Salim. Non potete capire. Jason è tornato a salvarmi. Non vi dice niente? Laggiù, la vostra dannata guerra era conclusa! Vorrei parlare ancora delle entità. I vampiri. Fatico a credere che tu abbia ucciso uno di loro con quello. Come Se avessi fatico? Nicky, ti posso dare una dimostrazione.
Il team di analisi sta raccogliendo campioni in loco. Ma perché hanno ste maschere? Cioè, non si fidano? E la dinamite? Non si sa come l'abbiano trovata. Chi è? Chi è questo? Ma chi è? È Nick. Peccato. Una testimonianza preziosa. È Nick. Perché in quello stato lì, Nick? Tutto... Questa storia ricorda Winterfold. Qui abbiamo il colonnello King, il genio del gruppo. Ha scoperto più di quanto sperasse. Questa è Rachel. No. Quel che sappiamo sulla biologia non ha più senso. Questi esseri sono evoluti, sono più forti di noi, più intelligenti di noi. Se volete fare chiarezza, dovete prendermi sul serio! Nessuno di noi mette in dubbio la gravità della situazione. Ma perché mi stanno interrogando? Non capisco. Diverse persone sono morte. Io sono sopravvissuto. E farò di tutto perché quegli esseri rimangano sepolti in quel buco infernale. Parliamo di Kelos. Cos'è sta roba? Ma perché hanno le maschere? Non capisco. Cioè, pensano che sono... Mi credi ora? Eccola. Lui è Miller. Ti dovrà interrogare. Interrogare? Forse non avete ben chiare le priorità. Quelle creature. Se stessa. E sulle mie forze. Torniamo subito. Perché li stanno interrogando? Il cinese è confermatissimo. E perché hanno le maschere? Non mi abituerò mai a questo lavoro. E perché dovresti? Ma che cazzo fanno? Questo era circoscritto. Una piccola fortuna. Allora, che cosa ne pensi? Non ha importanza. Cioè, non si fida? Per controllare il flusso delle informazioni. Per il mondo là fuori, qui non è successo nulla. Boh. Boh, vai a capire. Vai a capire. Cioè, you wanna know what it means to be a killer? Think of the most profound thing. Il trailer. Il trailer del prossimo. The most beautiful thing you've ever created. And I promise you, it's nothing compared to watching the life bleed out of someone. To see the fear in their eyes. To feel them pawing at you for release. To hear them pleading, begging. That's true art. That's what you have to be, an artist. I've left my mark on the world. Have you? The Dark Pictures Season 1 finale. No, The Devil. The Devil in Me. T'ho detto, vedi, ne stanno facendo un altro. The Devil in Me. Sembra tipo Soul Eclimista, sembra un po' tipo. Sì, però Marco, io per concludere, perché io devo ammettere che questo gioco è stato spettacolare, mi è piaciuto un sacco questo gioco. Non so te, ma sto gioco mi è piaciuto un botto. E per me è un peccato che l'abbiamo già finito. Ormai è andato, cioè, però io ripeto, io la penso così. Per il tipo di questi giochi, sai, no, come sono, che una scelta, vedi, un'altra dimostrazione ce l'ha data, per una scelta ci può morire un personaggio. E il brutto è questo, cioè, che per volte una scelta ti... Però per essere stato la prima, abbiamo fatto la prima run senza vedere un cazzo, non sapevamo niente, e abbiamo fatto 4 su 5. Quindi io sinceramente non mi lamenterei. 4 su 5, cazzo, non mi lamenterei per niente. Però ovviamente un po' di amaro ce l'ho in bocca, perché mi dispiace che Nick sia morto. Cioè, ha fatto tutto quel casino poi per morire. E poi l'avremmo pure potuto salvare se noi avremmo sparato a quello e non avremmo fatto ferire Salim. Questo è il problema. Vabbè. Però ormai è andata, cioè, non possiamo farci niente. Comunque, adesso io... avrei solo delle proposte da farti.
sarei te a dirmi quello che vuoi fare. Allora, adesso mi senti? Anche se so che adesso non mi vedi, però l'importante è che mi senti. Però questo momento no. Allora, stavo pensando, visto che è come vuoi te, allora la prima è che o chiudiamo la live, però è presto ancora, quindi o chiudiamo la live perché comunque la Savage se l'abbiamo finito, oppure rifacciamo un lontano gioco che tu ti ricorderai come si chiama, Erika, lo rifacciamo che dobbiamo fare gli altri finali, tanto ti ricordi, no? Quel gioco è corto. Oppure avremo un paio di giochi da provare. Se no chiudiamo. Perché visto che... Aspetta, che no, non vedo i commenti che sono fuori. Chiudiamo, io devo andare. Ah, ok. No, perché visto che queste ultime 2 sere abbiamo fatto sempre le 2 di notte, pensavo che potevi stare ancora. Vabbè, dai, niente. Allora è nulla. Niente, dai, allora, rispondimi solo a questo. Ti dico un prossimo gioco per portare proprio. Dato che ormai sono rimasti gli ultimi giochi da fare, dimmi quale vorresti fare. Erika, l'avevamo fatto 2 volte, hai ragione, però ci mancavano ancora. Io ho letto, ci sono 6 finali nel gioco. 6 finali, noi abbiamo fatto 2 dei 6 finali. L'ho solo letto su internet. Vabbè, però, visto che comunque. Io intendo, visto che ormai House of Ashes abbiamo finito, Little Hope l'abbiamo finito, io ti do una lista di giochi che ho. Io ti dico questa lista di giochi che ho io adesso attualmente, dimmi quale vorresti fare. Che facciamo insieme. Allora, io avrei, purtroppo non puoi vederli perché mi senti solo, però io avrei Shadow of the Tomb Raider, che è l'ultimo Tomb Raider che hanno fatto. Poi avrei Uncharted 4, La fine di un ladro, Uncharted, che è diverso, si chiama L'eredità perduta, Erika, Far Cry 3 e ci manca Maid of Medan di Dark Pictures Anthology. Manca solo Maid of Medan da fare. Uncharted li hai visti tutti, ok. Ma dove li hai visti gli Uncharted? Cioè, non penso che li hai fatti te perché te la play non ce l'hai, ma l'hai vista allora da qualcuno? Che sai, no? C'è Uncharted 1, 2, 3, 4 e poi l'ultimo che hanno fatto è stata L'eredità perduta. Boh, come vuoi, Marco, perché io te l'ho detto, ci sarebbe Far Cry 3, non so se lo conosci, poi avremo, come ti ho detto, Tomb Raider e Maid of Medan. Questi qua abbiamo, per ora, poi devo vedere. Quindi cosa vuoi fare? Maid of Medan? Ok, va bene, dai. Allora ci sentiamo dalla prossima live che poi diremo quando ci sarà e con Maid of Medan. Comunque dai, facciamo così, te ne parlo dopo, visto che presto ancora abbiamo finito presto, te ne parlo dopo poi le cose che ti devo dire, che ti avevo detto oggi. E niente, dai, adesso mi faccio vedere. È stato un bel gioco, mi sono divertito. Peccato, perché se devo ammettere questo qua, devo metterlo non al primo, perché ovviamente The Last of Us è The Last of Us, però questo qua è stato uno dei tanti giochi che mi è piaciuto tanto, un sacco. Lo metto magari anche in secondo scalino, guarda, dopo The Last of Us, perché mi è veramente piaciuto, perché sono successe tante cose che non ci aspettavamo. Mi dispiace un po' che sia finito, ma oh. Se vuoi, Marco, un giorno lo possiamo rifare. Lo possiamo rifare con altre scelte.
Però ormai l'abbiamo fatto, quindi ora lo teniamo fermo per un po'. Dai, allora niente, dai. Ci chiudiamo qui con Asovasces e ci sentiamo, dai, ci sentiamo dopo, dai, quando ti dico quelle cose lì. Dai, a dopo. Alla fine la sappiamo la scelta sbagliata. No, 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 ma io intendo, tipo se, ti faccio un esempio, se noi avremmo salvato Clarisse, che ne sai? Perché, vedi, quando Rachel era infetta, Eric gli ha puntato la cosa laser contro e quel mostro che aveva dentro gli è scappato dalla bocca e lei è sopravvissuta. E se magari Clarisse arrivava lì sopra in tempo, Eric la salvava? Tu che ne sai? Quello ho detto, magari abbiamo fatto un sacco di scelte che chissà le altre cosa facevano. Cioè, ti ho fatto un esempio, questa è la prima, chissà adesso se avremmo salvato Clarisse cosa sarebbe successo. Però vabbè, io ti ho detto un giorno, tanto ormai l'abbiamo fatto. Vabbè, dai, ci sentiamo dopo, dai.